Ciao amiche, sono Evelyn Makeup. Oggi ho l'amica di mia figlia. Io ho una figlia di 19 anni e questa bellissima ragazza mi farà da modello perché vogliamo fare a la Palvin. Come si chiama? Barbara. Barbara Palvin, che è una modella della Victoria's Secret. È una cosa veramente velocissima. Lei, come potete vedere, ha una pelle già molto curata. L'abbiamo già messo il fondotinta. L'ho messo anche un po' di cipria, che normalmente io lo faccio per ultimo, però stavolta ho deciso di farlo prima. Allora, il colore che useremo, poi vedrete anche le immagini della foto che ho usato per il trucco, per la Palvin. Usiamo questi due colori, questo marrone e un po' anche di questo qua. L'idea è cercare di fare un arancione. Dai, facciamo! E poi piano pianino iniziamo a vedere. Vediamo sempre il colore più è tipo un oggi ci accompagna anche la mia più piccola che si chiama Carolina, ha 4 anni. Mi ha detto che farà la super brava. Allora, dopo di questo colore le mettiamo il colore un po' più scuro, che è tipo un marrone, che mettiamo un po' così e lo mischio. Così facciamo un po' di ombra. Il trucco non ci diventa troppo piatto. Se abbiamo anche un arancione un po' più forte, andrebbe benissimo. Facciamo saltare un po' il colore. Dopo prendiamo il marrone, trucco e matita, che le faccio. Una matita molto molto cremosa per poi dopo fare sì che il colore si diffonda un po'. C'è e non c'è. Sempre attaccato molto, ma molto, molto, moltissimo alle ciglia. Questa modella, che poi penso che la conoscete tutti, se andate a vedere un po' le foto così, lei non si fa tanto le sopracciglia, come vediamo che anche Catherine lo fa. Non ha questa sopracciglia molto, come adesso che si mettono così forti, quindi sono perfette le sue per questo trucco. Poi andiamo a illuminare la parte di sopra con un beige perlato. Ok. Di sotto anche, normalmente si dovrebbe mettere un po' di matita.
Tengo una goccina di matita qui. Marrone in questo caso, perché non voglio che sia troppo. E poi, sempre con il marrone che abbiamo usato prima, poi mettiamo sempre un po' dell'arancione qua, l'arancione. Cosa fa questo arancione? Fa sì che il trucco sembri un po' meno forte, perché accompagna il colore di sopra. Quello dobbiamo sempre farlo quando facciamo questi tipi di colori. È sempre bene fare un po' di degradazione sotto con lo stesso colore che abbiamo usato sopra, per fare sì che il trucco sia un po' più armonioso. Ok, gli occhi sono praticamente finiti. Puliamo un po' il rossetto. E il rossetto, ha ragione mia figlia, il rossetto che useremo è questo qua, è uno arancione da morire. Quindi è l'ultimo arancio che ha fatto la madre, che io lo adoro. Un po' di luci le labbra, solo nel mezzo, eh. Oh oh, il mascara! Il mascara! Dove è andato il mascara a finire? Non si sa. Mettiamo ancora un po' di ciprio. Cosa vuol dire? Cipria vuol dire questa polverina bianca. Ah. Ragazzi, tragedia. Passami quella seta verde là. Ho trovato quello qua, il mascara. Questo è il mio mascara favorito, come sempre ve l'ho detto. Quello della Benefit. È fantastico. Allora, chiudo a metà mia. Tantissimo dovete mettere. Io adesso vi do qualche passata, perché il video non è che mi può durare una vita, però voi dovete metterne veramente tantissimo. Fuori e dentro, come ho sempre detto. Poi un pochino di blush in crema, sempre della MAC. E ragazzi, la mia Catherine è finita. Alla prossima!